La scuola che stiamo cercando di mettere in campo è una scuola che punta su alcuni valori fondamentali, che sono quello della libertà di esprimersi, e quello di una didattica ricca e innovativa, e quello del lavoro sugli spazi di apprendimento per costruire una scuola bella. Portare bellezza dentro le scuole è un atto educativo. Stare in un posto bello fa sì che l'insegnamento e l'apprendimento diventino più facili. Una delle strade che abbiamo cercato di percorrere in questi anni è stata quella di rinnovare gli ambienti. Io sono arrivata qua 8 anni fa, venendo da scuole del centro, segnate da degli edifici bellissimi, storicizzati. Arrivare qua, appunto, l'impatto è incontrare una periferia. Però, ripeto, ogni barriera veramente non è retorica, si abbatte, primo nella volontà di abbattere barriere, secondo, veramente l'importanza davvero di creare degli ambienti necessari al vivere comune. La pittura ha portato rispetto, cioè, ed è forse l'insegnamento anche grande che possiamo dare agli alunni, perché la bellezza, io insegno arte, la bellezza è rispetto, è cittadinanza, è stare insieme con molto piacere. Crea una magia, che è difficile da spiegare, ma che arriva sul piano emotivo più che sul piano razionale e cambia l'umore, cambia la predisposizione, cambia le relazioni. Sì, la Liberamente è un po' il simbolo dell'idea di scuola che stiamo provando a costruire. È un luogo vuoto dove si possono fare attività psicomotorie, laboratori teatrali, ed è un posto che si può comporre con tavoli che si montano e si smontano, con sedie che si possono prendere e disporre come vogliono, con puff, con un videoproiettore interattivo, con le luci a soffitto, con strumenti multimediali, quindi una scuola che può essere a misura del volere, del desiderio e delle esigenze di studenti e insegnanti. Marco Polo è casa nostra, io l'ho percepita come una casa, un posto dove ho a che fare con persone più grandi di me, ma che hanno il reale interesse di accompagnarmi in un percorso non solo a livello didattico, ma proprio educativo. Anche il fatto di avere appunto dei luoghi un po' alternativi per fare lezione rende la lezione sicuramente più piacevole. Il tentativo è quello di costruire un'idea di comunità, un modo di stare insieme che promuove di fatto un'idea di società. Questa è una scuola che punta a liberare la fantasia, la creatività e il benessere di ragazzi e di insegnanti. La parola che usano spesso loro è una figata pazzesca. Mamma, oggi è una figata pazzesca. Si sentano, vengano volentieri, gli piace venire. Io me la ricordo personalmente, ci sono stata dentro a questa scuola come studentessa e era veramente molto triste. Vedere che si può rendere le cose un po' tristi, possono diventare belle, anzi bellissime. Secondo me è un valore immenso.